Il Green Pass è obbligatorio e adesso spiegherò il perché è legittimamente obbligatorio il Green Pass. Ma vaccinarsi, ricordiamolo, oggi, anche alla luce dell'introduzione degli ultimi testi legislativi, vaccinarsi non è un obbligo giuridico, ma è un dovere etico. No, ma i due articoli della Costituzione per i quali possiamo affermare oggi l'obbligatorietà del Green Pass sono l'articolo 32 e l'articolo 16. Che cosa dice l'articolo 32 della Costituzione? L'articolo 32 della Costituzione dice che il diritto alla salute è un dovere inviolabile. Ma attenzione, il diritto alla salute può essere visto come diritto alla salute dell'individuo, ma può essere anche visto come diritto alla salute della collettività. Quindi, nel momento in cui mi obbligano ad avere il Green Pass e quindi indirettamente l'obbligo vaccinale, che cosa succede? Che io, singolo soggetto, mi vaccino, ma perché? Perché oltre a tutelare quella che è la mia salute, devo migliorare e tutelare la salute e quindi l'interesse della collettività. Costituzione. L'articolo 16 dice che ogni cittadino può ovviamente circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio. Però l'articolo 16 che cosa aggiunge? Salvo le limitazioni in materia di sanità. Quindi, se noi leggiamo l'articolo 32 della Costituzione e l'articolo 16 in un rapporto di interdipendenza funzionale e li leghiamo giustamente alla problematica del Green Pass, possiamo effettivamente rispondere che il Green Pass obbligatorio oggi è costituzionalmente legittimo. La Corte Costituzionale cosa dice? Nel momento in cui il vaccino mi dà la certezza, attenzione perché si deve parlare di certezza, che tutela me come soggetto singolo e migliora la tutela della salute e della collettività, allora a questo punto il vaccino può essere obbligatorio. Ma il vaccino, e quindi l'obbligo del vaccino, è legittimo o no? In questo momento la risposta è no. Il vaccino praticamente deve dare la certezza della tutela dell'individuo e quindi migliorare la tutela e la salute della collettività. Questo purtroppo oggi per il vaccino Covid, chiamiamolo, rubrichiamolo così per semplicità, non è una certezza.